La comunicazione come trait d'union del dialogo interculturale per abbattere le distanze tra luoghi e persone punta sulla forza della cinepresa e della multimedialità, il progetto di educazione allo sviluppo promosso dal CTM di Lecce, avente come obiettivo quello di mettere in contatto giovani italiani e giovani palestinesi residenti in Libano per realizzare attraverso internet e video cortometraggi una sorta di gemellaggio del dialogo. Protagonisti alcuni ragazzi delle scuole medie di Lecce, Ancona, Bologna e Roma e i loro coetanei dei campi profughi palestinesi di Nahr el-Bared e Bedawi. Il risultato del progetto cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri è stato illustrato nel corso di un seminario svoltosi presso il Castello di Acaia, dove sono state illustrate le varie fasi di quello che appare come un vero e proprio percorso di crescita caratterizzato da momenti di formazione ed educazione sui diritti dell'uomo e sul dialogo, sull'informazione e le sue distorsioni, sull'utilizzo degli strumenti della comunicazione globale e persino un corso di cinematografia che ha permesso ai ragazzi di realizzare due cortometraggi, uno in Libano, il secondo in Italia, montati poi in un unico lavoro. Lo scopo del progetto era proprio quello di far girare a loro stessi, cioè ai ragazzini del campo profughi palestinese, la loro condizione di vita per poterla poi rendere di comune dominio attraverso quelli che sono i canali multimediali, cioè per esempio YouTube, che oggi permette a qualsiasi persona, ma soprattutto a chi ne ha difficoltà a rappresentarsi in altro modo, di potersi appunto raccontare attraverso le immagini, che hanno comunque un linguaggio universale. Thank you.